attenzione. Mamma mia, che tensione, io non so come farò. Minna, ci sei? È arrivato il grande giorno. Una TikToker bravissima sta per venire in casa nostra per insegnarci a fare i TikTok. Ma io mi vergogno, non sono capace a ballare. Aspetta, ma non dovevamo cucinare cornetti cannutella oggi? Ma la finisci di pensare a questi cornetti canutella? Oggi viene finalmente Jess, la nostra amica TikToker, e finalmente diventeremo dei campioni di ballo. Sì, ma io e Willy sappiamo già ballare, vedi? E poi ho preso lezioni di ballo dalla Renna, che ancora non ha un nome, guarda. Vedo che sei molto ma molto sicura di te. Io invece no, ho troppa ansia. Tranquillo Matti, devi solo respirare. Questo è il metodo, lo so, e me l'hanno detto i Super Saiyan. Comunque, io so che per ballare bene bisogna vestirsi bene. Quindi ora mi vado a cambiare. Aspetta, che cosa significa vestirsi bene? Andrà bene la mia felpa rosa? No, non lo so, non lo so. Non sapevo ci fosse un modo di vestirsi per fare i TikTok. Ciao Nina, ma secondo te sono vestito bene anch'io? Sì. Ho paura che la nostra amica ci dica che sono vestito male, non posso fare TikTok e che mi bocci, anche se lei non è una professoressa. Però io ho l'incubo delle professoresse, dico lì la professoressa fa saccata, io non so più come comportarmi. Non sei vestito bene quantomeno, non hai le scarpe belle come le mie, però dai, vai bene. Vado bene. Sì. Ok, penso che ormai sia soltanto questione di minuti, la nostra amica sta per arrivare e inizieremo a fare finalmente dei balletti in modo ultra professionale. Eccola, eccola, vado ad aprire, vado ad aprire! Ciao amici! Vabbè dai Nina, facciamo che ci hai provato anche tu! Comunque ciao Jess! Ciao. Come stai? Bene, dovete sapere che lei è la nostra professoressa di TikTok da oggi, giusto? Giusto, noi non sappiamo fare nemmeno mezzo balletto. Aspetta, no, io so fare qualcosa, guarda, in slow motion ovviamente. Super lenta quindi. Wow. Hey! Però ci sarà molto da lavorare. Matti, prima di iniziare però vorrei donarti una cosa che ti farà ballare sicuramente meglio. Che cosa? Ah, questo? Sì, lo devi mettere. Intendi in questo modo? Beh sì, è un po' storto però sì. Ma non è un po' ridicolo? No, no, Matti, è perfetto. Sì, 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 è perfetto. Vabbè, se lo dite voi. Va bene Nina, facciamo così. Io metto la musica e tu inizi a ballare, ok? Vai. No, no, ma cosa fate? Ci serve il ring light. Cavolo, è vero, Matti, la luce. Sì, vado a prendere la ring light. Ok, eccola qui. Solo che Jess, devo dirti una cosa. Non so come si usa. Non la usate da anni, vero? Non sapevo bisognasse utilizzarla per fare TikTok. Nel senso, a cosa ci serve? Ma è fondamentale, ragazzi. Questa è la base di tutto. Matti, ho imparato un nuovo passo. Penso che ti si siano rotte 8 ossa. Ok, la accendiamo. Questa è la prima. Perfetto, accenderla. Matti, ci sono. Ora ti insegno a fare il slow motion. Ok, slow motion. Aspetta un secondo, Jess. Che cosa intendi per slow motion? Io pensavo dovessimo fare un balletto di TikTok. Con slow motion intendo muoversi lentamente. Cioè, io ad esempio su TikTok faccio camminate lente. Ok, camminiamo lentamente. No, quindi non è andato lento, vero? No, allora praticamente devi camminare normalmente. Ok. E poi una certa tipo ti fermi. Sono fermata. Wow! No! Ma è fighissimo! Cioè tu vai veloce, però poi rallenti. Poi vai di nuovo veloce, ma in realtà il tempo non rallenta. Vabbè, mettiamo una musica. Matti, questa tecnica si chiama andare al lavoro piano e lento. Ma che vuol dire andare al lavoro? Vabbè, torna a ballare, va, torna a ballare. Ok, ora facciamo questo TikTok. Wow. Quindi è un balletto che poi però va lento e poi è... Esatto. Veloce, oh mio Dio. Minna, sei sicura di riuscirci? Ok, iniziamo. Ok, io avvio il TikTok, eh. Vai, ok, The when you rock and ball. Tipo scimmia. Dai, pugno.
Beh dai, diciamo che siete due gocce d'acqua, proprio allo stesso modo avete sì, ballato. L'avevo detto. No, cioè, ora lo dobbiamo rifare perché ho capito. Vai. Uguale. Non lo so, c'è qualcosa che non mi convince, Ninna. Potresti rifarlo l'ultima volta solo tu, Jess? Beh, ok. Matti, era uguale. Vedi? Ok, presumo che sia arrivato il mio momento allora. Sì, ma tranquillo, non devi essere ansioso. Ora io ti preparo. Sì. Allora, 3, 2, 1, balla. Pure così, no? Sì. Adesso Matti ti insegno a fare la camminata in slow motion. Camminata in slow motion? Esatto. Cioè tu in questo momento, wow! Cioè praticamente stai camminando lentamente, ma in realtà non hai rallentato il video. Esatto, hai visto, eh? Allora facciamo così, prima inizi tu, ok? Ok. Va bene. Ok, quindi ora tu cammini normale e poi... Ma tu sei vero? Ma sta rallentando davvero e poi va di nuovo... No, non ci posso credere. Il segreto è battere gli occhi lentamente. Battere gli occhi lentamente? Così. Martì, questo balletto si chiama andare al lavoro piano e lento. Ma perché? Perché tu vai al lavoro e ti accorgi che sei in ritardo, quindi vai veloce. Ah. E poi dici no, non sono più in ritardo, quindi vai lento. Aspetta, guarda che ti faccio vedere. Era così? No. Sembra più che ti sei addormentato nel mentre, però vabbè, dai, proviamo. Ninna, quando vuoi sono pronto. Ok, 3, 2, 1, via. Diciamo che più o meno ho fatto così. Giusto? Matti, più o meno sembrava che ti stavi addormentando mentre facevi il video e che ti stavi risvegliando sempre mentre facevi il video. Beh, diciamo che più o meno. Oppure pure i muscerini negli occhi mentre vai. Dai, Ninna! Non lo so, Matti. Devi impegnarti di più, forse. Ecco, hai sentito, Ninna? Devo impegnarmi di più, forse. Tu invece non hai chance. Ok, ragazzi, adesso sono tutti e tre con degli oggetti. Wow, mi stai dicendo che dobbiamo metterci pure gli oggetti a rallentatore? Esatto, è più difficile. Va bene, vado a mettere la musica. Che abbia inizio la prova finale. 3, 2, 1, vai. Ok. Con la camminata. Camminata. Ok, così. Beh, dai, siamo perfetti. Io gli occhiali non li ho messi proprio benissimo, però sì, siamo bravi, no? Io invece il cappello l'ho messo perfettamente. E al contrario? Aspetta, cosa intendi con il... Oh. È vero. Oh no! Va bene, facciamo così allora, Ninna. Vediamo chi vince la sfida tra me e te. E Jess sarà il giudice. Sì, voglio... Sì, voglio sfidare. Non a botte, però, dobbiamo fare il TikTok. Certo che voi due siete proprio strani. Ehi, come ti permetti? Vabbè, ora devi fare da giudice, vai, siamo pronti. Ok, pronti? Vai. Vai, guarda come si fa, Jess. Mamma mia, guardala il movimento degli occhi. Devo dire che però Ninna è stata brava. Ridicolo, io non so fare i balletti e tantomeno andare al rallentatore. Guardate, io lo faccio il movimento degli occhi, ma non riesco, si aprono sempre velocemente poi. Grazie signora Renna per avermi insegnato tutte le cose che so oggi di ballo, grazie. Ringraziamo tantissimo Jess per aver partecipato, trovate il link del suo TikTok in descrizione. Io adesso vado a piangere, ecco, vado a piangere.